a tutti, sono Nicola Zaffarano e vi mostrerò come prendervi cura delle vostre scarpe. Con questa spazzola andremo a rimuovere la polvere che si è accumulata nel corso dei giorni. Adesso andremo a utilizzare della crema nutriente nera al burro di karité. Ne basta veramente pochissimo. È importante farla assorbire bene dalla pelle. Ora utilizziamo una spazzola di pelo di cavallo per rimuovere il lucido. Bisogna spazzolare piuttosto energicamente. Ora utilizzeremo un panno in pelle di agnello, naturalmente sintetico, per rimuovere i segni della spazzola. Ora andremo alla lucidatura vera e propria. Panno in cotone, pasta solida, medaglia d'oro, si parte. Uso l'acqua perché comunque aiuta a far penetrare la cera solida nei pori della pelle naturale, creando un effetto specchio. Bisogna stare attenti a non bagnare troppo la pelle, perché sennò si lasciano delle macchie bianche. Poi il tocco finale, un po' di vernice per il tacco. Ora che abbiamo visto come lucidare la scarpa, alcuni consigli. Innanzitutto, rimuovere ogni volta che usiamo le scarpe la polvere che si accumula sulla scarpa con l'apposita spazzola di crine che viene usata solo e soltanto per la polvere. Ricordarsi di passare il più spesso possibile una crema nutriente universale su tutte le scarpe in pelle naturale e utilizzare prodotti di qualità come quelli della Safir. Ultimo passaggio, spazzolare la scarpa con una vecchia calza di nylon. È importante perché il calore sviluppato rende la scarpa ancora più lucida. Ricordatevi sempre di utilizzare delle forme tendiscarpe in tessuto naturale perché assorbono l'umidità e mantengono le scarpe per molti anni senza grinze. Lo stile e l'educazione di un gentiluomo si notano in base a quanto si prende cura delle proprie calzature.